intanto saluto appunto i miei ospiti, saluto Alfredo Luis Somoza che ritrovo con molto piacere, Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Alfredo, buongiorno, ben trovato con Buongiorno noi. E Manuela, buongiorno ai tuoi ascoltatori. naturalmente ritrovo con molto piacere, l'abbiamo già visto, eccolo qui Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia del Giornale. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo proprio da quanto stavo accennando, insomma, stiamo tutti un po' col fiato sospeso rispetto a questo nuovo round di negoziati, che però sembra essere un po' più, io lo dico quasi sottovoce, basato su dei punti fermi, poi che siano fermi e che portino a una soluzione, ce ne passa. Però voi cosa ne pensate, Alfredo? Parto da te e poi naturalmente stessa domanda a Gian Maria. Beh, questi negoziati rispetto a quelli precedenti bisogna registrare un dato importantissimo che prima non c'era stato, cioè il fatto che Erdogan, che non è secondario in questa vicenda come diciamo, amico, vicino e comunque presidente di un paese della NATO, ha presieduto, ha fatto un discorso di apertura. Quindi quando un capo di Stato si espone come si sta esponendo lui, vuol dire che da quel negoziato qualcosa uscirà. Ed era evidente che doveva arrivare questo giorno. Poi ovviamente vedremo quanto ci metteranno e dove andrà a finire, ma era evidente che doveva arrivare questo giorno perché dal punto di vista militare la situazione, come sappiamo, si è detta dai russi, cioè in qualche modo si è impantanata, questo possiamo dirlo noi per quello che riguardava l'obiettivo globale rispetto all'Ucraina. La Russia si è concentrata su quello che ha un interesse territoriale più vicino per loro, cioè Donbass, Crimea, il corridoio che li collega, e a questo punto è l'ora del negoziato. La Russia non poteva, soprattutto dal punto di vista economico, reggere più a lungo una situazione del genere, ma anche rispetto alla propria opinione pubblica, perché tu puoi vietare quanto vuoi, come è stato fatto in Russia, ai giornalisti di dire la parola guerra, ma comunque notizie in questo mondo girano. Quindi ecco, questo negoziato e il fatto che Erdogan lo apra, vuol dire che forse comincia il negoziato vero, ecco. Ah, sì, certo, c'è un interlocutore che effettivamente diventa. Ecco, Alfredo, noi ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, no? Parlavamo proprio di quale potesse essere poi la pedina, perdonatemi questa parola, ma insomma è chiaro, no? Dove voglio andare a parlare, la pedina che avrebbe poi smosso qualcosa, potrebbe essere proprio Erdogan, Erdogan sicuramente è lo strumento, no? Lo strumento, le ok. pedine penso che siano state mosse qualche giorno fa in quelle telefonate tra Xi Jinping e Joe Biden. Ah, vabbè, quindi sì, la Cina. Beh, ecco, Beh, forse sì. noi eravamo partiti proprio dalla Cina, La Cina, proprio effettivamente, la Cina. come pedina, hai ragione. Quindi strumento Erdogan, quello che può aiutare a muovere, appunto, no? A dare impulso. Gian Maria, sei d'accordo? O insomma, chiedo il tuo punto di vista a questo punto. Sì, sono fondamentalmente d'accordo. Diciamo che la prospettiva di un calo almeno dell'8%, ma è possibile che si arrivi al 10% e anche di più per il PIL russo quest'anno, è sicuramente un deterrente per la prosecuzione delle operazioni militari, anche perché sebbene le notizie circolino, ma ovviamente c'è sempre una cortina tra noi e Mosca, comunque il morale interno comincia a risentire delle sanzioni imposte dai paesi G7 e quindi diciamo che conviene un po' a tutti scendere a più miti consigli. Certo, la speranza è che si riesca a raggiungere un punto di caduta, diciamo, onorevole soprattutto per l'Ucraina, perché è un paese raso al suolo e perché la sua integrità, territoriale, potrebbe essere messa a rischio. Certo, assolutamente sì. Peraltro, appunto, la situazione economica della Russia, poi tra poco ne parleremo rispetto anche al rating e a delle previsioni che sta dando Moody's, dopo arriviamo anche a quelle dell'Italia, ma rispetto alla Russia, appunto, ha parlato nuovamente l'agenzia di rating di un rischio di default della Russia che resta molto alto, nonostante il recente pagamento delle cedole su 2 euro bond. Però ovviamente la situazione è
molto molto precaria. Quindi, come dicevi tu, Gianmaria, insomma, la parte, diciamo, più economica, che è quella che poi affrontiamo noi, potrebbe essere quella che a un certo punto porterà anche a trovare degli accordi ben mirati. Anche su questo sei d'accordo, Alfredo? Perché effettivamente insomma, ci sono molte molte criticità adesso in questo momento per la Russia. Poi l'Ucraina merita un discorso a parte, che è quello che, insomma, in qualche modo accennava Gianmaria proprio in chiusura di intervento, cioè il fatto che debba essere poi ricostruito, e quindi si spera che si arrivi a una soluzione di pace per quello. Poi, tra l'altro, diciamo che probabilmente l'Ucraina sarà ricostruita con fondi statunitensi e europei, ma i contractor, le imprese che lo faranno, saranno sicuramente cinesi. Ricordiamo che il primo investitore in Ucraina è proprio la Cina. Ma a parte questa quasi battuta, che poi in realtà credo che sarà proprio così. Questi, guarda, sì, in questo momento ovviamente suona come battuta, ma neanche più di tanto, ma poi saranno le questioni fondamentali su cui ragioneremo quando finalmente insomma il conflitto si chiuderà. Si chiuderà, certo. In 4-5 giorni prima, mi pare, forse 5 giorni prima dell'invasione russa, la Cina aveva appena comprato la borsa di Kiev. Quindi, ecco, stiamo parlando di un grandissimo player dalle due parti, perché poi ovviamente con la Russia sappiamo bene gli accordi, soprattutto su energia fossile, che ci sono. Sì, la Russia certamente non, questa volta è stata colpita sul serio. Ovviamente non poteva essere affondata, perché affondavamo tutti assieme se si chiudeva anche il rubinetto del gas, come proponeva qualche paese che non aveva nessun tipo di rapporto energetico con la Russia, ma sarebbe stato suicida. E per l'Italia è stata una fortuna che la Germania fosse ancora più dipendente di noi, perché se la Germania non fosse stata così dipendente dal gas russo, avrebbe comandato lei, dici, e quindi forse quelle voci di chiudere il rubinetto avrebbero avuto, diciamo, più peso di quanto non abbiano avuto. Comunque, al di là di questo, per la Russia è un danno gravissimo quello che è successo e quello che succederà, perché c'è un'onda lunga, appunto, che ha tutelato comunque il suo export energetico, ma che non ha tutelato ovviamente la sua economia, la sua parte di economia globale, o meglio il loro inserimento nell'economia globale. E questo è quello che fa la differenza netta tra un conflitto che potesse avvenire durante la guerra fredda e questo. Durante la guerra fredda erano sistemi non comunicanti dal punto di vista economico, quindi la sanzione economica non era nemmeno prevista. Oggi quello che sta succedendo in Russia ci dimostra che un paese, soprattutto quando un paese modesto dal punto di vista economico come la Russia, parliamo di un PIL come quello brasiliano, è un paese che vende commodity, quindi un paese molto fragile, da come i paesi una volta si chiamavano il terzo mondo. Ecco, infrangere le regole del consenso globale mettendosi a fare un'azione come quella che hanno fatto in Ucraina è un rischio molto grosso, perché un paese come la Russia non sopravvive fuori dal mercato globale, perché è perfettamente e totalmente integrato in esso. Ok, Gianmaria, anche il tema del pagamento in rubli per quanto riguarda il gas russo, no? Adesso sono intervenuti ovviamente il G7, ha detto inaccettabile, non faremo beneficenza. Beh, poi in questo contesto forse ancora di più, anche De Scalzi di Eni ha detto no, non possiamo, anche perché i contratti prevedono il pagamento in euro e ci mancherebbe il rublo. Voglio dire, però, insomma, questo come lo inserisci nel contesto, poi si inserisce nella precarietà economica della Russia, quello che diciamo esattamente poco fa, no? Sì, cioè la Russia non può pretendere il pagamento in rubli, che le servirebbe per rivalutare ulteriormente la propria moneta, che a causa delle sanzioni ha perso. Sì, che si è leggermente ripresa perché c'è stato l'intervento della Banca Centrale, perché altrimenti sappiamo molto bene cascata che ha fatto, è certo. Perché, diciamo, la Banca Centrale russa è riuscita a vendere riserve in oro e a sostenerla un po'. La modifica unilaterale dei contratti mirava proprio a quello. Il problema è che non si può non rispettare un contratto tra due parti, soprattutto quando si tratta di questioni energetiche. È anche questa, diciamo, è un'arma di pressione, di convincimento, è uno strumento per spaventare i paesi occidentali, però certo. Non è riuscito nel proprio
Diciamo che ci ha provato, mettiamola così, prendete con le pinze quello che sto dicendo, ci ha provato, ha avuto anche se volete una trovata che poteva in qualche modo come dire, disseminare appunto panico, però di fatto poi insomma era abbastanza improbabile che ciò avvenisse, anche perché a livello economico, lo ripetiamo, la Russia in questo momento non ha proprio così tanta forza, insomma, e anche a livello militare comincia a perdere dei pezzi, chiaramente, anche perché non dimentichiamoci, non so se sto dicendo una cosa sbagliata perché da un punto di vista più militare ovviamente non ho competenze per entrare nel merito, ma insomma, però la Russia contava sul fatto che fosse una guerra lampo e quindi insomma invece tutto tranne che una guerra lampo, cioè nel senso le conseguenze sono state decisamente più importanti rispetto a quelle che probabilmente lo stesso Putin aveva messo in conto, Alfredo, è così? Assolutamente, non c'è dubbio che lui pensava sicuramente nella, diciamo, la rappresentazione che si erano fatto in testa le persone vicine a lui. Poi in un regime, come sappiamo, i consiglieri non consigliano, ma semplicemente assecondano. Immagino che lui avesse in mente il fatto che bastasse una sfilata dei carri armati messi tutti in fila, come non si fa più in nessuna guerra moderna, perché scappasse il governo all'estero, cioè Zelensky scappasse all'estero e si arrendesse l'esercito ucraino, e questo, non, come sappiamo bene, non è successo. Una guerra di occupazione a lungo andare, tra l'altro in un paese più grande della Francia, con un esercito di tutto rispetto, è uno sforzo bellico che, ripeto, un paese col PIL brasiliano non si può permettere, anche perché poi la Russia comunque ha diversi basi in giro per il mondo, in Africa, in Asia, i rapporti con alcuni paesi dell'America Latina. Cioè la Russia è già, diciamo, sovraspende rispetto a quello che sono le sue potenzialità e quello che è il suo PIL. Quindi una guerra di questo tipo è insostenibile. E poi l'altra cosa che un po' fa sorridere è la minaccia del nucleare, prima fatta e poi ritirata, ma che era ridicola, perché finché l'Occidente non entra in guerra, e si sono guardati bene tutti di entrare in guerra, tu non puoi lanciare i missili nucleari in testa al tuo esercito, perché poi l'Ucraina è un paese occupato militarmente dalla Russia, quindi è ovvio che sullo scenario ucraino l'arma nucleare non esiste proprio come concettualmente. Quindi ecco, sì, era convinto di una sfilata, diciamo, la misura che avevamo della potenza bellica di Putin in realtà era un po' falsata, perché riguardava la Cecenia, che era una vicenda, se vogliamo, interna, che comunque è costata quasi un decennio di conflitto, e poi la vicenda siriana, dove loro sono entrati, ma soprattutto, ma non con le truppe di terra, sono entrati soprattutto col loro arsenale missilistico, e poi armando gli Hezbollah e gli altri gruppi che sul terreno hanno vinto la guerra. La Russia è un vincitore sparando missili più che altro, qua invece è una guerra combattuta in prima persona con un esercito di leva, perché alla fine sono stati mandati ragazzi di leva con pochissimo, diciamo, pochissima esperienza, cioè, quindi, diciamo, dal punto di vista militare una quantità impressionante di errori, partendo da una valutazione sbagliata sul fatto che non ci sarebbe stato un conflitto vero e proprio. Esatto, sì, e si era proprio pensato a una guerra diversa, per certi versi insomma è una guerra che si è trasformata proprio in atti di terrorismo vero e proprio, anche perché insomma una delle prime cose che Putin disse era non verranno colpiti i civili, insomma guardiamo, Come fai? no Come no no, fai a invadere un paese e non colpire i civili? a parte che è abbastanza improbabile, ma poi abbiamo visto insomma quello che è successo con sia le persone che purtroppo hanno perso la vita, sia le persone che sono scappate ovviamente dal paese, anche quello è colpire i civili, mio modesto parere, insomma al di là del fatto che poi vengano colpiti inevitabilmente con le armi e che quindi perdano la vita anche i civili. Gian Maria, questioni prettamente economiche che si riagganciano al tema della guerra, ovviamente l'arma dell'Europa sono state le sanzioni. Cerchiamo di capire, cioè facciamo questo percorso, sanzioni, quello che poi comporteranno anche per l'Europa e per l'Italia stessa. Naturalmente c'è una debolezza delle prospettive economiche proprio dovute a quanto sta accadendo, oltre insomma, alla scia della crisi che ci portiamo ancora appresso per il Covid, eccetera, eccetera. Insomma, un'Italia che stava ricominciando e tentando di ripartire. Occhi puntati sul altro titolo, sul rating Moody's. Quali sono gli scenari per l'Italia? Dovrebbe essere confermato l'attacca sopra il livello speculativo da parte dell'agenzia di rating, il livello Baa3.
Visco, ti aggiungo anche questo, così poi facciamo un'analisi completa. Cosa ci dice Banca Italia? La crescita ristagna, attenzione perché la povertà aumenterà, bisogna investire. Due cose che però, insomma, se la crescita ristagna non so come si possa investire, però lascio a te, insomma, mettere in ordine questi pezzi per capire cosa aspettarci con dei dati macroeconomici che già mostrano segnali di rallentamento. Ma io partirei dall'analisi di Standard & Poor's, che mi sembra molto vicina a quello che poi dirà il DEF fra pochi giorni. E quindi è probabile che la crescita 2022 sia rivista intorno al 3% per S&P, sarà più 3,1. Questo vuol dire che rispetto a quelle che erano le attese del governo si perdono tra circa 27 miliardi di euro di crescita, poi potrebbero essere di più, potrebbero essere di meno. E questo vuol dire che il debito PIL è destinato a restare in area 150% e a non scendere così come ci si attendeva quest'anno. Idem il deficit PIL dovrebbe rimanere sopra il 5%, magari stare sotto il 7%, che sarebbe già una buona conquista, e lascerebbe quel famoso margine di cui si parla per nuovi interventi sui prezzi dell'energia. Sì. Okay. Non sono quelle che ho ricordato, non sono cifre che consentono di pianificare investimenti, perché l'unica pianificazione di investimenti è demandata al PNRR, però pure lì siamo un po' in difficoltà, non tanto per la tempistica quanto per i maggiori costi delle varie infrastrutture indotti dall'inflazione. Anche lì, secondo l'ANCE, che è l'associazione dei costruttori, servirebbe quantomeno una decina di miliardi in più, perché altrimenti non si riesce a portare a termine quelli che sono i vari cantieri. Certo. Il dato è comunque preoccupante, perché comunque questo dovrebbe essere fatto in deficit. Il fatto è che il governatore Visco si riferiva a investimenti soprattutto in capitale immateriale, non in infrastrutture, cioè si riferiva alla formazione. Questo è il fatto che, anche se l'Italia è diversa dalla Russia, che è un paese ricco di materie prime e le vende, l'Italia vende fondamentalmente prodotti, prodotti lavorati, quindi è come la Russia, è un'economia fortemente dipendente dal contesto internazionale. Cresciamo quando c'è ripresa internazionale, perché il mercato interno non è sufficiente a sostenere le nostre aspettative di crescita. Non siamo gli Stati Uniti, non siamo la Gran Bretagna e purtroppo cioè non siamo la Germania, ma non nel senso di prenderla come modello di economico, perché siamo diversi, nel senso di prenderla come modello appunto di investimenti in cultura e formazione. Certo, perché, certo. Perché questo era il monito del governatore, cioè se la povertà aumenterà è una povertà legata anche alla scarsa preparazione e alla scarsa formazione degli italiani, che se si trovano in condizioni di semi-recessione come questa o di stagflazione, non hanno la possibilità di reinventarsi sul mercato del lavoro, perché la maggior parte di coloro che lavorano sono dediti a un'occupazione molto spesso generica e c'è poca professionalizzazione. No, quindi certo, infatti Visco parla proprio della necessità di un intervento istituzionale, di un coordinamento a livello internazionale, è quello che dicevi tu assolutamente. Sì, mi chiedo, però tu accennavi per esempio anche il PNRR, ci ricordiamo quante speranze, no, abbiamo gettato e buttato nel piano europeo, insomma, però anche lì adesso siamo in forte rallentamento, come dire che serve proprio una ristrutturazione generale, però insomma in questo momento ritengo che sia un po' complicato vista la situazione in cui ci troviamo, no Gian Maria? Poi è chiaro il suo messaggio, anzi dovrebbe essere così, cioè
senza dubbio. Secondo me la critica che il governatore muove, l'aveva detto in maniera piuttosto velata, possiamo forzare un po' la mano Sì, nell'interpretazione, vabbè, certo. la critica che muove è quella proprio al sistema globale per come si è sviluppato negli ultimi 20 anni, perché Appunto. la crisi russo-ucraina ci dice che quello che noi consideriamo Occidente, tranne alcuni esempi virtuosi, non è in grado di far da sé. Ha bisogno delle materie prime russe, ha bisogno della Cina perché alla Cina è stata demandata la produzione di tanti beni di consumo e investimento perché produrre in Cina o comunque in Estremo Oriente è più conveniente. Quando succedono questi eventi imprevisti, le filiere di tutto l'Occidente, dell'Italia non ne parliamo proprio perché è uno dei paesi industrializzati maggiormente colpiti, le filiere si bloccano perché abbiamo perso la produzione. E in fondo, secondo me, era proprio questo che intendeva dire il governatore, cioè se non si produce, se non si impostano i sistemi economici sulla produzione, non ci può essere neanche Certo. specializzazione. No, E no, no, quindi assolutamente. Alfredo, vorrei un parere anche tuo su questo sì, prima no, di salutarvi. certo, sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto, perché noi si stanno riproponendo i colli di bottiglia di cui parlavamo qualche mese fa, prima di questa situazione, cioè quel delle volte anche senza spiegazione, quello col calo, delle volte quel crollo di esportazione di alcuni materiali strategici, penso alle terre rare, ma anche e soprattutto alla vicenda dei microchip, che non si è mai capito bene come e perché si sia arrivato al punto in cui si è arrivato. Quindi ecco, questo è una, ricordiamo, tra l'altro oggi Shanghai è andata in quarantena per 9 giorni, Lockdown, certo. lockdown, quindi ecco, in Cina continua a esserci questa lotta al Covid che chiude interi distretti industriali. Nel caso di Shanghai non è un distretto industriale di più, anche il distretto finanziario cinese, che sta creando dei ritardi giganteschi. E venendo a quello che si diceva prima sul PNRR, cioè era stato pensato come strumento per l'uscita dalla pandemia, che si agganciava al rimbalzo dell'economia che doveva esserci, quindi in qualche modo sosteneva la crescita e gli dava basi più concrete perché andava ad agire sul piano anche infrastrutturale. Ma se per il conflitto in Ucraina, perché continua a esserci i colli di bottiglia, perché il mercato internazionale ancora sta capendo cosa succederà, appunto, no, non riparte l'economia, il PNRR diventa molto relativo il peso che possa avere, cioè diventa quasi debito aggiuntivo Eh sì, e, po e, poco, e poco perché non è più. che ricordiamo che una buona parte dei soldi non sono regalati, Nel caso vediamo, italiano, a metà appunto. sono prestito, sono debito Esatto. puro, certo, un interesse bassissimo, ma è comunque Vabbè, debito aggiuntivo, certo. mentre invece l'altra metà non è nemmeno anche quello regalato, perché è pro capite rispetto ai 27 paesi un debito comune, quindi il 27esimo in proporzione ovviamente è quello d'Italia. Però al di là di questo, è soprattutto che viene a meno quello che era l'architettura di quest'idea. Cioè io metto le risorse per la prima volta in modo massiccio per dare una base sostenibile alla crescita economica che è dietro le porte, perché stiamo uscendo dalla pandemia. Ah, purtroppo dalla pandemia non stiamo uscendo, lo vediamo da quello che sta succedendo in Cina, ma anche se vogliamo vedere i nostri numeri, che ormai non fanno più notizie, ma sono sempre lì. E poi appunto questa situazione che può trascinarsi ancora per un po' di tempo, della Certo. Russia, che al di là del fatto che ci sarà ovviamente prima o poi il cessate il fuoco e partirà un negoziato, c'è un'onda lunga di quello che è successo, cioè il quadro internazionale si è ulteriormente deteriorato, e io sono convinto che quando dimenticheremo, quando passerà in secondo piano questa vicenda, perché sarà avviato un negoziato e ci dirà dove andrà a finire, si riaccenderà sicuramente lo scontro, speriamo soltanto resti nell'ambito commerciale, tra Cina e Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti in modo chiaro hanno gestito questa crisi da lontano e facendo capire che per loro la priorità non era qua ma era altrove. La Cina ha tentato di non dare nell'occhio per in qualche modo calciare il Vero, pallone, vero. mandare, però comunque sappiamo che è lì, e i suoi piani anche sulla la, 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 la,
la Belt, eccetera, si sono inceppati in questo momento. Cioè è una situazione geopoliticamente delicata ovunque. Quindi ecco, il discorso della ripresa economica non è così semplice, anche se ovviamente avremo un rimbalzo appena diranno che comincia ad esserci un accordo, lo stiamo già vedendo oggi, ma questo senz'altro, ma da lì a che si possa dire ci siamo lasciati dietro questi anni di crisi che non cominciano con la pandemia ma che cominciano nel 2008, ancora penso che siamo lontani da poterlo dire. Un esempio proprio conclusivo è quello che è successo l'anno scorso, mercati finanziari che hanno raggiunto il record, però un'economia insomma penalizzata fortemente, l'economia reale intendo dire, dal certo. Covid, e con la quale poi dovremo fare i conti. Lo stesso Visco, visto che ne abbiamo parlato, ha parlato proprio di un peggioramento che è cominciato con la pandemia del Covid e che adesso naturalmente non può che confermarsi con quanto sta avvenendo, quindi poco importa tra virgolette per l'economia reale il rimbalzo che potremo vedere sui mercati, che ci sarà, appunto lo stiamo vedendo già adesso, stanno sperando insomma nella una buona risoluzione dei negoziati e quindi le borse sono assolutamente toniche, ma bisognerà vedere cosa succederà poi. Grazie, molto interessante questo approfondimento, ci sentiamo spero prestissimo per proseguire con tutte le analisi, magari a conflitto terminato, incrociamo le dita proprio per capire gli effetti che ha lasciato e quelli che potranno arrivare. Grazie Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, grazie a Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia de Il Giornale. Vi seguiamo naturalmente su entrambi i canali. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.